Cari amici di Bitrading, bentornati sul nostro canale YouTube. Oggi parliamo di Bitcoin. Andiamo a vedere un po' come si sta muovendo e qualche idea. Tra l'altro, abbiamo anche una news interessante. Prima vi ricordiamo che il webinar o il video che state vedendo ha solo finalità didattica, quindi qualsiasi esempio o valutazione non deve essere intesa come consulenza. Andiamo di nuovo quindi sul nostro sito e in particolar modo vi voglio far notare questo sito che si chiama Whale Alert, che cerca di monitorare i movimenti più importanti in tutta la blockchain di Bitcoin e anche altre cripto che trovate elencate. Con questa mappa praticamente si può vedere se alcune cripto vengono scambiate da exchange ad exchange oppure vanno su dei wallet privati. Lo stesso Whale Alert, secondo quanto è riportato in un U Today Magazine, c'è stato un movimento, infatti lo troviamo anche sul Twitter di Whale Alert. Un movimento molto importante negli ultimi giorni. 50 BTC sono stati mossi, pari a 2 milioni di dollari circa, in un dormiente Hodges da circa 12 anni e mezzo. Quindi pensate un po', dopo 12 anni e mezzo, un wallet contenente BTC si muove all'improvviso. Ecco, ci sono possibili tante spiegazioni. Ci sono spiegazioni del tipo: magari il proprietario è uscito dal carcere, si è ritrovata la chiave dopo anni. La più strana e anche curiosa è che in molti credono che questo vuol dire che Satoshi Nakamoto, quindi il cosiddetto pseudonimo dell'inventore del Bitcoin, sia ancora effettivamente invece vivo. E che quindi questa sia la dimostrazione che uno dei primi wallet creati appunto 12 anni e mezzo fa, quando ancora il Bitcoin valeva pochi centesimi di euro, e ce ne sono tanti che sono ancora fermi, ecco lui lì continua ad utilizzare e pian piano a muovere. Naturalmente ne avrà tanti divisi in piccole quantità per poter essere sempre più anonimo e quindi riuscire a vivere tranquillamente. Questa è una delle ipotesi più affascinanti e probabilmente potrebbe avere anche del vero. Quindi si sostiene che l'ideatore del Bitcoin sia ancora lì a muoversi tra le file e tra le prime file, ma riesce inaspettatamente a mantenere la sua anonimazione, il suo anonimato. Questo lo cancello dopo, se non lo cancello ve lo trovate. Allora, andiamo a vedere quindi il grafico del Bitcoin. Io ho segnato con una linea rossa il giorno in cui c'è stato quel tweet. Bah, sarà una casualità o meno, ma da quel momento sembrava appunto esserci stato un piccolo rimbalzo per poi cadere di nuovo durante questa notte. Oltre i 40, sotto i 43.000, 42.467 in questo momento. Ma ho anche una piccola novità interessante che vi invito a vedere assieme a me, e poi magari la vedremo anche assieme nelle prossime lezioni che farò con XM relative anche al Bitcoin. Anzi, a tal proposito, vi ricordo appunto che il Bitcoin Trading sarà oggetto di un webinar di giorno 15 aprile. Quindi segnatevi la data, alle 10:30 parleremo di Bitcoin Trading, come iniziare. Vi anticipo qualcosa. Ho messo un particolare indicatore di market profile impostato in un certo modo, poi vi darò maggiori dettagli, e in questa modalità è possibile analizzare alcuni movimenti importanti che ritengo molto importanti e che mi possono dare degli ottimi spunti di trading. Io mi riferisco a questi quadrati, questi rettangoli in realtà, e poi
ai pivot. Guardate come ad esempio solo nell'ultima settimana, quindi il rettangolo, una volta che si forma, mi dà long sopra, short sotto. Il giorno dopo si forma un nuovo rettangolo, io mi metto di nuovo short sotto o long sopra. Naturalmente, essendoci anche un pivot che mi fa la resistenza, andrei a preferire sempre solo short. Ancora una volta qui short e long. Il long lo posso eliminare perché siamo sotto il pivot e mi metto short. Da qui invece potrebbe nascere un piccolo long. Ok, ci sto. Qui potrebbe stare un long, me lo stoppo nel pivot, aspetto la parte opposta e mi rimetto short. Ecco, avrei avuto 3, 4 short e un long stoppato. Quindi un'ottima settimana di trading sarebbe stata con questa strategia. Beh, vi farò vedere naturalmente tanto altro, molto più dettaglio, e scopriremo che il Bitcoin può essere un'ottima alternativa per investire in intraday. Vi ricordo che XM vi offre anche il Bitcoin, tra l'altro senza swap, quindi non pagate nulla anche se rimanete investiti per più giorni. Se avete bisogno di capire come ottenerlo, non vi rimane altro che scrivere a supporto@wi-trading.eu, segnatevi l'email e sarò a vostra disposizione per aiutarvi ad aprire un conto XM e ottenere il trading di Bitcoin, ma anche di tante altre cripto che saranno oggetto sempre più di studio, di analisi e di strategie di trading. Vi auguro una buona giornata e ci rivedremo ai prossimi webinar.